Buon di fioi, buon di toso, buonasera fioi, buonasera tose, dipende da che ora guardare questo video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati su Stene Live in versione flash, anche se è palesemente on demand. Questo video lo condividerò sul gruppo serie chat, girone B. Ciao Marco Ocari, Rico Morselli, tutti i ragazzi e ragazze della community, grigliatori. Mi raccomando, un bel like sulla pagina Tana Gialloblu di Enrico Morselli, sulla pagina pubblica Serie Chat Girone B. Invito poi tutti i tifosi simpatizzanti delle squadre del Girone B della Serie C a unirsi alla nostra community privata Serie Chat Girone B. Iniziata la sesta giornata di campionato con il posticipo, un bel poi posticipone, un bel derby emiliano-romagnolo, ok? Carpi-Cesena. Se l'hai aggiudicato per 2-0 il Carpi, e devo dire la verità, con merito. La squadra di Pocesci, rispetto alla gara con Sudtirolo, ha avuto un approccio della gara completamente differente, ha dominato nel corso dei 90 minuti. Il Cesena si è svegliato, secondo me, troppo tardi, perché il primo schiaffo di Giovannini, dopo andrò ad analizzare bene questo episodio, è stato come una scossa per la squadra di Viali, che poi ha cominciato a giocare. Poi nella ripresa, diciamo, il leitmotiv del match è stato più o meno come quello del primo tempo, fino a che poi non si è giunti al raddoppio del Carpi, e quindi poi da lì successivamente i bianconeri di nuovo hanno ricominciato a giocare troppo tardi. Secondo me, in questo momento il Cesena deve veramente fare quadrato, trovare un'identità. La classifica comunque non è assolutamente preoccupante, perché i bianconeri sono a 10 punti, ok? Quindi tutto è ancora estremamente aperto, anche perché siamo alla sesta giornata del campionato. Però chiaramente l'atteggiamento che la squadra cesenate deve gettare nel rettangolo verde deve essere completamente differente da quello che, a mio avviso, si è visto questa sera al Cabassi. Due parole sulla squadra di Pocesci: ha giocato bene, ha impegnato più volte il portiere del Cesena Nardi, soprattutto con Biasci. Poi, purtroppo, ragazzi, l'estremo difensore del Cesena ha combinato quel pasticcio sul cross di Giovannini e, per carità, una zolla farlocca, terreno viscido. E sono cose che capitano. A me, sinceramente, non va di tirare la croce addosso a Nardi, perché comunque è un buon portiere, ha dimostrato di avere delle qualità. Sta di fatto che nel momento in cui un estremo difensore commette un errore, tipo quello che è successo questa sera, ovviamente è un errore evidente sotto gli occhi di tutti, e quindi diciamo che il portiere non può porre rimedio a una situazione di questo genere. Se poi magari sbaglia un difensore, un centrocampista, un attaccante, poi comunque ci sono i compagni di squadra che possono eventualmente metterci una pezza. Per cui, per carità, errore evidente. Pesa enormemente nell'economia della partita questo infortunio, diciamo, da parte di Nardi, però ribadisco, non ha disputato una brutta gara al di là di questo errore, che comunque è risultato fatale, perché poi da lì il Carpi ha veramente potuto gestire al meglio questa sfida. Nel computo finale 2-0, a mio avviso, meritato, e che si è sviluppato appunto su questo gol fortunoso di Giovannini, e poi il raddoppio di Marcellusi, ok? C'è stata una bella ripartenza e grande azione da parte del fluidificante carpigiano, che ha trafitto il portiere cesenate. C'è stata anche qualche protesta legata alla ripartenza di questa azione per un fallo su Gonnelli, però ripeto, mi sembra un alibi, un piccolo alibi attorno a una prestazione opaca del Cesena, che veramente ha cominciato a giocare ogni volta che prendeva gol. Quindi comunque i valori ci sono. Sta di fatto che, ribadisco, la squadra di William Viali deve cambiare atteggiamento nel momento in cui scende sul rettangolo verde. Soprattutto, insomma, il derby era una partita che più o meno si preparava da sola. Non ho visto, come si suol dire, il Cesena con gli occhi della tigre. Queste sono mie opinioni, mie mere idee, ok? I cosiddetti pensieri ad alta voce. Chiaramente, se non siete d'accordo, liberissimi di contestarmi con i vari commenti, ci mancherebbe altro. Andiamo a vedere adesso che cosa presenta il calendario
per domani, domenica 25 ottobre, gare che inizieranno alle ore 15, ovvero Almafano Mantova, Feralpi Salò Ravenna, Gubbio Legnago, San Benedettese Modena, Triestina Virtus Verona. Alle 17:30 chiudono poi questo spezzatino, quattro sfide: Imolese Fermana, Matelica Arezzo, Padova Sud Tirol, Perugia Vispesaro. Spiccano indubbiamente questo San Benedettese Modena, che ha veramente il sapore della Marcord della Serie B anni 80, e poi questo big match tra Padova e Sud Tirol, la capolista che fa visita alla corazzata Padova. Io credo che lì ci divertiremo, ne vedremo delle belle, sarà una partita entusiasmante, e quindi sono curioso, insomma, di vedere che cosa uscirà dal rettangolo verde del Luganeo. Chiaramente, insomma, la mia attenzione verrà rivolta a queste due sfide, senza poi comunque dimenticare che una triestina on fire avrà come ospite la sua bestia nera storica, ovvero la Virtus Verona, mentre il Perugia, insomma, affronta una Vispesaro che ha voglia di riscatto dopo anche la brusca frenata che c'è stata mercoledì in casa, proprio appannaggio dei giuliani. Bene ragazzi, io penso che il video si può concludere qui, ma prima scatta l'It's Fantastic. Grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso. 13.350 iscritti su Stanley Channel, cioè siete una marea, è veramente fantastico. Applauso doveroso per voi, vi voglio bene, grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso, non mi stancherò mai di dirlo, sempre per merito vostro. Poi mi hanno sbloccato le storie su YouTube, quindi vi invito anche a seguirmi lì. Bene fioi, io mi congedo qui, visto che anche tra l'altro non ho fatto errori di dialettica, per cui meglio approfittarne perché il video mi è venuto bene, per cui cosa dirvi? Che vi voglio bene, stemme bene, se vediamo al prossimo video, alla prossima live o la prossima puntata di Stanley Live in versione flash, anche se sarà palesemente on demand. Ciao a tutti!